Buongiorno a tutti. Allora, mi sono arrivati degli altri kit Whipple. Li avevo comprati appena dopo aver fatto l'ultimo. Infatti è stato tempo fa, mi sono arrivati da poco. Ci hanno messo un pochino. Allora, se vi interessa, li ho comprati qui da questo negozio su Etsy che si chiama Japan Zakka. Oddio, Iloilo. Ok, non è molto facile. Comunque è direttamente dal Giappone. Allora, vi faccio vedere velocemente i kit e poi vi faccio vedere quale farò oggi. Allora, il primo è questo qui. Vabbè, si vede tutta la visuale là dietro del tavolo. Questo qui molto carino, che ha la panna bianca e lilla. Ci sono tutte queste cose carine, tutte di colori abbinati, molto carino. Sto cercando di far vedere tutto il pacchetto, non è così facile. Questo è il primo, alla fine dopo che ve li ho fatti vedere vi dico i prezzi. Poi c'è questo qui, con questi dolci molto particolari. Ricordano un po' dei dolci di un matrimonio, non so. Molto carini. Eccolo qua. Poi il terzo che ho preso è questo e oggi faremo questo qui, anche perché è quello che mi piace di più sinceramente, quindi voglio assolutamente fare questo qui. E questo ha la panna, allora questo ha la panna rosa e marrone, il primo ce l'avevo bianca e lilla e il secondo solo bianca. E inoltre sono stati molto carini perché mi hanno dato in omaggio questo, che sarebbe una sacca bianca, se non ho capito male, sì, è una sacca bianca di scorta, tipo me l'hanno regalata. E i prezzi sono questi. Ecco qua, allora, quello che farò oggi 22, quello con la panna lilla 21 e quello con i dolcetti stile matrimonio 24. E in più appunto mi hanno regalato la panna, sono stati molto gentili. E niente, cominciamo subito con questo. Allora, andiamo ad aprire subito la confezione. Sono arrivati comunque... Ho dovuto prendere un coltello. Sono arrivati in... ci hanno messo un po', forse più di un mese. E ho dovuto anche pagare la dogana essendo dal Giappone. Però erano comunque impacchettati veramente molto molto bene. Infatti le confezioni non sono assolutamente rovinate. Ce l'ho fatta. Vediamo un po' il contenuto. Allora, wow, molto interessante. E ci sono gli adesivi. No, non sono adesivi, sono dei cartoncini che si usano come decorazione. Adesso vedo se metterli. Oddio, aspetta, come funziona questa cosa? Vabbè, dopo devo un attimo capire come funziona sta cosa e che cavolo è questo qui. Che cos'è questo qui rosa? Ok, dopo vedrò un attimino, vediamo cosa c'è da decorare. Allora, dopo poi ovviamente tiro fuori tutto, c'è un piattino, decorazioni varie. Un cupcake con la pallina che servirebbe per... si mette sopra e così si riesce a fare il ciuffo di panna più alto senza farlo troppo deforme. Questa specie di pezzo di torta, questa tortina. Dei portachiavi, non so perché tengono sempre queste confezioni strane. Comunque delle fragoline, questo cono gelato più o meno senza il buco, questa base per cupcake, questa pallina di gelato e ci sono degli altri tappini per la panna? Non lo so, vabbè, adesso vediamo. Allora, io direi che non mi interessa fare lo stampo di niente, di tutto ciò, perché tipo le fragoline che sono carine per decorare ho già lo stampo. Il piattino non mi fa impazzire, poi è molto grande. Questo, sì, vabbè, sarebbe molto difficile da fare lo stampo. La pallina gelato non è molto semplice, non mi fa impazzire. Il cupcake è gigante. Quindi per questa volta non faccio nessuno stampo. Ah, ma questo forse è una scatolina, più o meno. Dunque, questi sì, sono cartoncini da usare come decorazione. Questi, che cavolo sono? Vabbè, sì, questo è tipo... Si piega, ci si mette dentro questo che non ho aperto, è l'unica cosa che non ho aperto, brava Erika. Oh, questi sono proprio bruttini, ci sono tipo, ho visto che ci sono anche dei Whipple con Alice in Wonderland di Frozen, però sono tutti da decorare con dei cartoncini, sinceramente non mi piace per niente l'idea. Allora, sto cercando di capire come funziona sta cosa, se sapessi il giapponese sarebbe più facile. No, confermo che non riesco assolutamente a capire da questi disegni cosa cavolo devo fare con questa panna. Vediamo un po' cosa riesco a fare. Ah beh, non è che devo fare un granché, è semplicemente stato messo qui perché la panna altrimenti si sarebbe mischiata e finché non lo voglio io la panna non si doveva mischiare appunto. E quindi niente di che, questo va tolto, credo, no momento. Nell'immagine toglievano solo questo, non capisco a che cavolo serve sta... Ah no, si toglie così per aprirlo. Ragazzi, sono un po' impedita oggi. Ok, piano piano ce la sto facendo. Mi sto anche facendo male perché sto usando un coltello. Questa cosa non è così facile come sembra. Anche perché secondo me si è un po' indurita, questa panna, sinceramente, non è molto morbida.
Ok, direi che posso cominciare. Comincio da il piattino che va abbinato al gelato, che non è che mi faccia impazzire. Mettiamo tutto qui. E niente, allora, vediamo un po'. Tanto devo cambiare il beccuccio. Si vedono già qui i colori, salve. Ce ne sono due. Quale scelgo? Aiuto. Io provo a metterci questo grande, in caso si può cambiare facilmente, visto che queste confezioni sono comode, non come quelle di silicone che si comprano solitamente per usare la panna. Allora, a parte che qua si piega di brutto perché è rimasto per mesi tipo piegato. E sì, dai, la panna sta già uscendo rosa e marrone più o meno. Tanto ne metto un pizzichino sotto che faccia da colla. Più o meno, perché non si appiccica, aiuto. Facciamo così. Niente, vediamo cosa riesco a combinare. Aiuto, si è un po' seccata la panna, è molto difficile. Infatti sta venendo da schifo, che bello. Come ha fatto a seccarsi la panna che era sotto vuoto? Ma perché fa così? Guardate. Cosa sono sti cosi? Vabbè, io finisco di fare il giro, poi cambio il beccuccio subito, tipo. Ecco, magari se zoom riuscite anche a capire un po' meglio quello che sto facendo. Se ho anche macchiato tutto di marrone. Sì, questo beccuccio fa abbastanza schifo. Meh, è venuto abbastanza da schifo. Addio beccuccio e benvenuto altro beccuccio. Devo anche cercare di usarne poca perché alla fine non è che ce ne sia molta di panna. Ma più o meno, dai, meglio di prima. E ci metto sopra, diciamo che uso uno di questi, come si chiamano? Direi che si possono definire lamponi più o meno, anche se sono perline. Però non voglio sprecare una fragolina per questa creazione che mi è venuta abbastanza male. Quindi, là. Ok, non mi piace per niente, andiamo avanti. Speriamo che gli altri vengano meglio. Che facciamo questo che dovrebbe essere abbastanza facile, essendo che bisogna solo metterci un po' di panna sopra. Non mi convince, potevo fare di meglio. Ad esempio, metterci un... Ah, aiuto, cosa sto combinando? Ragazzi, oggi sto facendo danni. Oddio, che cavolo ho fatto. Mettiamoci una fragolina, va. Ok, un pochino meglio. Qui fa un po' schifo che sborda fuori. Sì, non è esattamente il massimo. Ci metto sotto una base. Non so se metterla rossa per abbinarla alla fragola o rosa per abbinarla alla creazione, ma sì, la metto rosa perché è più bella assolutamente. Ecco, vedete che qua ci sono i cosi da piegare. Ecco, così è un po' più carina. Sì, niente di che. Oggi non ho grandi doti, ma è veramente scomodo usare quelle di due colori, purtroppo. Cavolo. Ora, proviamo con questo. Non so quanto l'abbia messo a fuoco, sinceramente, quando l'ho fatto. Comunque, vabbè. Comunque, dai, questo non è malissimo. Vediamo di metterci cuoricino senza piantarci le unghie. Ok, più o meno. Dai, questo non è male, non mi dispiace. Ora facciamo questo cupcake. Più che cupcake direi tartina, ho sbagliato, il cupcake è quello che farò dopo. Che carina, mi piace. Io avrei fatto comunque il marrone un po' più scuro, così è molto chiaro, non è proprio, non è a luce, è proprio così. E dai, questo è molto carino, quindi adesso ci metto le sprinkles. Ecco, ci metto queste qui che ho tirato fuori dalla bustina e ce le spargo sopra. Magari non proprio sulla punta, dai! Dai, non sembra male. Carino. Ok, penso che manchi solo questo. Con questo bisogna prima attaccarci questo e poi farci sopra tutto il mega ciuffone di panna. Sono convinta che mi verrà da schifo, però ci proviamo. Allora, intanto ce lo provo ad appiccicare come ha fatto prima. Ok, spero che sia al centro. Sì, direi di sì, magari appena un pochino più in qua. Ok, bene. Sono convinta che farò un disastro, ma vabbè, adesso proviamo, aiuto.
Ok, mi devo fermare un attimo perché mi sto uccidendo con le unghie, mi sto unghiando forse di schiacciare. Comunque sta venendo da schifo, oh mio Dio, orripilante, che bello. Voglio piangere. Bene ragazzi, fa schifo, è una cosa che non si può guardare veramente. Mamma mia, mamma mia. Il Whipple che mi è venuto più male di tutti. E io che pensavo non cambiasse niente a usare quelli di due colori. No vabbè, è veramente inguardabile. Imbarazzante, non ho parole. Mi è venuto da schifo. Ho dell'altra panna, io cavo tutto. Ok, io ci riprovo. Mamma mia, mi sto sporcando anche l'anima. Bene, mi pulisco un attimo e riprovo. Bene, vediamo cosa riesco a combinare stavolta. Ok, sicuramente meglio di prima, anche perché fare peggio ce ne voleva. Vediamo un po' nei lati. Non è perfetto, direi anche abbastanza storto, vedete, però è meglio di prima senz'altro. Ecco, da questo lato potrebbe anche andare più o meno, è anche un po' storto, però sì, vabbè, dicevo, è molto meglio di prima assolutamente. E niente, ci metto qualche cosina a casaccio proprio per provare a metterlo un po' a posto, ma non credo che servirà molto. Ci metto qualche brillantino bianco, no, perlina, che brillantino. Beh, io diciamo che ci ho provato, ragazzi, l'importante è il pensiero, no? Oh mio Dio, quanto è brutto! Bene, ho finito anche questo, quindi ora vediamo un po' di rimettere qua le varie creazioni. Molto bene, allora, i più carini sono senz'altro questi qua davanti, anzi forse questo qui che è il più semplice, però almeno è venuto abbastanza bene. Quelli dietro mi fanno abbastanza schifo tutti quanti, non so quale sia peggio. Ragazzi, non ho parole, guardate, cioè, mi sono avanzate un po' di perline e anche due fragoline, ma meglio se le tengo per quando farò creazioni un po' più interessanti, perché sono veramente sprecate in queste. Visto che mi è venuta da schifo, fatemi sapere se vi piacciono. Io penso che questo sia il più brutto che abbia fatto, non perché era brutto il kit, ma perché sono stata impedita io. È molto difficile usare i due colori. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!